Contro il colosso di Rodi, Gannicus, l'Oplomaco. A partire dal primo secolo d.C. fa la sua comparsa nelle riviste gladiatorie la figura dell'Oplomaco. La sua armatura peculiare è caratterizzata dalla presenza di uno scudo circolare convesso, il cui nome non c'è attualmente pervenuto. Un pugno a gladio, una lancia, i Kneides o i Possaglia. In questa sua veste è attestato a affrontare il migliore strati, mentre sono attestate le sue varianti, abbinate sempre alle medesime categorie di milioni e tracce. Elmo con o senza rifondo, lancia o gladio, scudo o tondo o trapezzo idale. Tale confusione di attribuire un'armatura a questa tipologia è maturata nel tempo a causa della mancanza di studi approfonditi a riguardo. Le più recenti stanno evidenziando che con il nome di Oplomaco sono individuate a partire dal primo secolo d.C. le classi gladiatorie del Samnita nel duello con il Trace, il Trace nel duello con l'Alto Trace e l'Oplomaco nel duello con il Pentilone. Sono attestati anche duelli tra Oplomaco e Vincenzo.